Eccoci gentili utenti, buonasera, benvenuti, benvenuti a tutti, quanti messaggini, quanti messaggini, grande rientro di Sebastiano Amato, benvenuto Sebastiano, benvenuto, terminate le ferie anche per te e quindi siamo ripresi in questo bel settembre. Silvia Marchetti, eccolo lì in prima fila, stasera si scommodora, esatto ragazzi, oggi si scommodora perché stiamo sostituendo Graziano in una live un po' improvvisata all'ultimo momento e siamo qui ragazzi in compagnia di Francesco Jonsoru che salutiamo. Francesco, benvenuto. No, no, non puoi dare il benvenuto col beep del telecomando del condizionatore. Minchia, è veramente un insulto alla gente che non ce l'ha, è un insulto. Grande anche Buonasera a Massimo, tutti. Grazie grazie. Grande Massimo Morelli, benvenuto. Ciao Massimo, qui con noi. Roberto, ciao, buonasera a tutti. E stasera si scommodora, sì, e si scommodora alla grande. Vai, siamo Esatto, pronti, esatto, pronti, pronti. esatto. Ciao Alessia, benvenuta. Ciao Giuseppe. Ah, Sebastiano ci fa notare che l'avevo messo in porta. È vero, quando ho fatto il torneo il 10 e l'11 di agosto, adesso non ricordo, Che era International a Soccer? International Soccer, MX, International Soccer, avevo messo Sebastiano Amato in porta. È vero, e te la sei cavata bene. Abbiamo vinto anche il mondiale, meglio di così. Se more, buonasera Luca. Insomma, buonasera a tutti quelli che sono arrivati in questo momento, ragazzi. Allora, stasera non c'è un vero preciso ordine, se non qualche titolo che abbiamo un po' valutato prima di venire in live. Quindi, una cosa molto improvvisata all'ultimo momento, perché ripeto, Graziano stasera non se la sentiva, era un po' stanco. E abbiamo deciso di sostituirlo con una live per i comodoriani. Allora, ragazzi, iniziamo col primo gioco. Il primo gioco, Massimo, presentalo tu, visto che me l'hai consigliato. Vai. E allora sì, niente, Chopper Command è il porting che è stato realizzato ultimamente da Antonio Savona, quindi programmatore italiano che si è coadiuvato poi con altre persone che hanno gestito le parti che riguardano la grafica, la musica e quant'altro. Ed è il porting di un gioco che l'Activision rilasciò nel 1982 per l'Atari 2006. E devo dire che ne è stata realizzata un'ottima versione per il Commodore 64 che andremo tra poco a vedere. Bene, La bene, bene. versione che stiamo caricando adesso è una versione da nastro che ho voluto realizzare proprio per il canale, per la nostra pagina Gameplay Retro Games World. Infatti, come vedete dalle scritte in sovraimpressione, poi ci sarà anche un riferimento alla Al nostra pagina. canale, esatto. Sì, al canale, così, giusto per dare un po', siccome a noi piacciono tantissimo i caricamenti da nastro, ogni lunedì ci vedete impegnati con special program Esatto. nell'esaltare tutto quello che tutti quelli che sono i caricamenti da Che nastro con stiamo tanto arrivando alla stream. 50ª puntata, ragazzi, con Esatto, special siamo. program. 50ª, quasi. Quasi. Esatto. 50ª. Bene, E bella niente, qui roba. abbiamo un caricamento coreografico che ricorda un po' quelli che vediamo, che siamo Il soliti lunedì. vedere il lunedì Eh con no, i ma qua giochi. Jill non c'entra, no, cioè qua Jill è No, 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 proprio no, qui anni non c'entra. luce, è Qui anni non c'entra. luce. È anni luce Jill qua, è anni luce, dai. Niente, ci siamo persi Jonsoru che oggi c'ha un po' di problemini al computer, quindi ora si è disconnesso da Parsec. Tu mi senti invece Massimo, ci sei a Sì, posto? risento, anche se sono fuori sincrono con Parsec, ma anzi, adesso esco un attimo da Parsec, così magari. Perché Ok. si perde il sincronismo, come succede spesso. Allora, mi riconnetto, vediamo. Vediamo un po'. Sì, forse ci sono. Bene, bene, bene. Allora, ragazzi, cosa ci raccontate? Paolo, benvenuto. Ciao, ciao anche a Enzo. Ciao anche a Giuseppe. Insomma, a diverse persone che vi vediamo in linea. Siamo contenti che siete qui presenti. Cioè, nel frattempo, questo carica con una bellezza, ragazzi. Questo Chopper Sì, Command con dell'Activision, tra della l'altro. Activision, esatto, Activision, sì. Activision. Bella No, roba. devo dire un porting realizzato abbastanza bene, anche Abbastanza fatto bello. cura, sì. Chi lo ha visto può effettivamente confermare che è stato fatto bene. Tra l'altro io sono andato a vedere perché ero curioso poi di confrontare le versioni, perché effettivamente poi bisogna andare un attimino a fare una comparazione, no? Per vedere come è stato fatto, in che modo è stato realizzato.
E devo dire che la versione originale, quella su Atari 2006, è molto 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 simile, quindi è stata fatta una conversione veramente degna di nota, degna di nota, un bel 9, anche un 10 possiamo dire, ah, dai, al team, ad Antonio Savona e al suo team che hanno realizzato questa questo capolavoro. No, no, bravi, complimenti, bravi. Davvero, sì, sì. Allora ci chiede qua Massimo, se vogliamo... è romano, è convinto che sono romano. Oh, non so di Roma. Allora, vite infinite, mettiamo queste vite infinite. Tu vuoi la verità? No, 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 la verità no. Ah, sì. Attacchi nemici, vuoi essere immune, attacchi nemici? No, non c'è gusto. Allora, credo che si va avanti, niente, col fire, ancora caricamento? No. Non c'è questo. No, c'è adesso parte. C'è lo screen, diciamo, quello là, sì. Mm. Activision era top, versione... bravi, era il top Activision. Questa è la versione che è stata poi, diciamo, è stato inserito il crack con le vite infinite da un gruppo che si chiamano Triad, sono anche loro attivi già da molto tempo. Bene, oh, premiamo Fire, eccoci. Che si sente? Si sente la... Si sente proprio l'elicottero, sì. Sì, esatto. La musichina. Activision era al top, dice Massimo, e a voglia ed è ancora al top, perché sono attivi ancora nella scena del... ecco, quindi Joystick in porta 2, ah, bella roba, quindi abbiamo Joystick in porta 2, abbiamo l'elicottero, porco. Quindi qua, se non ricordo male, devo far avanzare quei carri che sono sotto, che in realtà stanno con me. E aspetta che io sono sempre fuori sincrono stasera, non riesco a capire per quale motivo. Aspetta, io che siamo un po' sfortunati. No, riavvio Parsec. Sì, John Solo l'abbiamo perso. John Solo è perso, però ho lasciato Parsec aperto, quindi si può collegare appena... Sì. Però no, da Discord può entrare quando vuole. Abbiamo sempre questo problema di fuori sincrono, purtroppo. E oggi, basta. Ragazzi, è stata... Di recente è così. Porco. Va bene, provate a farlo. Ok. E provate che vado bene io, così la live esce bene. No, adesso sei sincronizzato, speriamo che non si perda. Ti vedo sincronizzato, speriamo che... Già Quinta, grazie per la condivisione, grazie mille. Ragazzi, come al solito noi, dico... Siamo sempre, vi chiediamo sempre un voto, quindi non si discosta molto il nostro modus operandi rispetto al lunedì, per cui sentitevi liberi di dare un voto a questa versione, a questo porting di Proper Command, che ricordiamo a suo tempo fu pubblicato dall'Activision nel 1982 per Atari 2006. Quindi abbiamo sotto anche il, vedi? Ecco, infatti sì, mi sono... radar che ti fa... qualificato all'altro livello, porco, mi sono qualificato all'altro livello, in sostanza devi distruggere i nemici. È un po' rognoso, sì, è leggermente rognoso. Devi distruggere i nemici prima che loro ti ammazzino e devi allo stesso tempo fare in modo di liberare l'area in modo tale che da sotto i carri armati verso sinistra possano andare in salvo, giusto? Possono andare, esatto, sì, sì. E io li devo difendere, vedi, perché loro stanno, questi stronzi, stanno ammazzando i nostri carri, e più cerchiamo di difendere l'area aiutandoci anche dal radar, e più, vedi, qua ad esempio ce ne sono altri. Porco. Ce l'ha segnato in bianco sul radar. Sì, sotto, esatto. Ecco, infatti mi sono ammazzato. Il problema è che lo scorrimento è veloce, per cui... Porco. Ed è piazzato più o meno a un'estremità, quindi quando è a sinistra, quando è a destra è all'estremità, completamente all'estremità, viceversa. Quindi non si può muovere, fatto, ad esempio, in posizione centrale. Sono andato anche nel... Porca miseria! È difficilotto. Sei riuscito ad entrare su Parsec? Sì, ci sono. Lo vuoi provare? Sì. Prova, se mollo. Vabbè, finisci. No, come io... Ci sono le vite infinite, intanto. Allora, sono i tasti cursore e il tasto Commodore, che è l'equivalente del control. Control. Solo che... Ce li hai? Mi devi abilitare. Hai ragione. Hai ragione, aspetta. Oh, stavo a cercare il... Eccolo. Vai, sei abilitato. Ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Ci sono, okay. Ci sono. È lui.
Che cazzo, guarda, stavo... Beh. Questo, la cosa buona è che... Grazie a Morello di averci condiviso su Retro Game Sicilia. Salutiamo tutti gli amici di Retro Game Sicilia. Ciao, ragazzi. Daniele Sai, il nostro filosofo. Il nostro filosofo. Immancabile. Immancabile, grande, grande Daniele. Una bella persona. Io con Daniele parlo spesso su Messenger, ci sentiamo, parliamo del più e del meno. Grande, veramente, grande Daniele. Veramente un bravo ragazzo e... Veramente. Allora... Quindi questo hai detto che è il secondo livello, no? Quindi... Questo è il secondo livello. Superandolo dovrei arrivare al terzo. Vediamo. Credo. O il terzo. No, forse è il terzo. L'ho finito già due volte. Sono lì quattro. Ok. Sì, ce l'hai fatta. Questo è un altro livello. Ci dispiace per il nostro Yonsoru che oggi è crollato da Discord. Problemi di linea. Problemi di linea, ragazzi. Ci scusiamo, ma Francesco oggi ha un po' di problemini di linea. Io prima i piedi, invece. Tu al giorno a lavoro c'avevo i piedi così, mi sono tolto le calze e è uscito il fumo. Ho detto, minchia. Quindi ora c'ho i piedi sopra le ciabatte così che fanno. Oh, stiamo morendo. Bella roba. All'ultimo se ti abbassi momento. Di più puoi uccidere anche i mezzi a terra. No, ma sono i nostri, no, quelli. Credo di no. No, 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 Sebastiano. Quelli sono praticamente i nostri alleati che dobbiamo sono portarli. Fanno... Sì, Andrea Ricciotti, ti cambi le mutande su Facebook. A noi ci fa piacere perché sei da oggi in poi il nostro, il membro di Gameplay Retro Games World, un nuovo socio della nostra lista di pazzi. Grazie, grazie di essere con noi. Massimo Spiga ancora a condividere. Grazie Massimo. Io sono il daffarato con il climatizzatore, lo sta riparando. Grande Samuele, benvenuti. Beh, grazie Ubaldo Piero che si iscrive anche lui al nostro canale. Grazie, grazie veramente di cuore. Ragazzi, mentre che il nostro amico Massimo gioca, volevo ricordarvi che la nostra live è trasmessa in multistreaming su tre canali. Siamo sulla pagina di Facebook, siamo sul canale di YouTube col nome di Gameplay Retro Games World e siamo anche su... il canale di Twitch, ragazzi, sempre con nome di Gameplay Retro World, questa volta Gameplay Retro World, e ricordate ragazzi che questo mese ci sono delle interessanti offerte per gli abbonamenti, perché daremo delle donazioni a livello di piccoli premi eccetera, riconoscimenti prima o poi, ma tra breve, ai nostri fedeli membri di Twitch, e quindi coloro che si abbonano al canale di Twitch potranno avere delle agevolazioni per quello che riguarda le nostre iniziative che stiamo prendendo, quindi partecipazione alle nostre live, tante belle cose. Chi vuole fare, ragazzi, l'abbonamento è totalmente gratuito se avete Amazon Prime, quindi mi raccomando ragazzi, chi è abbonato a Prime si abboni al nostro canale di Twitch, mentre invece chi vuole fare l'abbonamento minimo di 5€ questo mese lo paga la metà, perché c'è uno sconto che sta facendo Twitch per fino al 24 settembre, quindi volevo annunciarvelo. Bene, bella roba. Messo like anche su YouTube. Grazie Sebastiano, grazie Sebastiano. Allora ragazzi, penso che questo gioco sia bellino. Bene, dai, è molto carino. Sì, sì, merita. Vabbè, ora lo stiamo giocando con le vite infinite perché sì, quindi continuiamo. Sì, continua all'infinito, però comunque però merita. È abbastanza tosto. Io ragazzi gli do un bel 9, lo merita tutto, è veramente rivisto bene. No, è già finito. Yonsoru, tu arrivi. Vai Yons, collega. Yons, dai. Vai basta, tu, Jones. L'ultimo giro lo fa Jones, dai. Entra Jones, vai. Entra, stai entra. Arrivando, veloce, stai veloce. Sta arrivando, arrivo. Ah, io connettiti, parsec. Vada! Entri! È il PC. Veloce! È il PC che sta cincischiando. Okay. Cincischia il tuo PC. Vai, attiva, Francesco, vai. Usa la tastiera, divertiti. Aspetta, tasti? Control sinistro cursori. E poi cursori, vai. Oh, ragazzi, sta provando anche Francesco. Mi raccomando, i mezzi sotto sono da salvare, mentre tu devi distruggere l'aria che vedi anche nel radar dei puntini bianchi che sono i nemici.
i nemici. Atarus, secondo me il port in 64 è migliore perché mi sembra di ricordare che l'Atari non era in grado di gestire i due file sparo e elicottero contemporaneamente. 7 al gioco, 10 al porting. Bravo, bel, bel commento, mi è piaciuto. Mi è piaciuto il tuo commento, bravo, bravo. Può darsi di sì. Non ho notato questa cosa degli elicotteri sulla versione 2006 che sparano simultaneamente, cioè che sparano due proiettili per volta. No, mi ha fatto ridere Alessa che mi invita a uccidere nemici con i miei piedi, possibile, perché dopo un po' di lavoro, infatti li ho dovuti lavare, perché come ho tolto le calze, ragazzi, eravamo già arrivati al terzo, ho saltato il primo, il secondo ed eravamo arrivati al formaggio. (ride) 8.3 per me. Ecco, vedi, Sebastiano è fino, ha dato anche i decimi, 8.3, bellissimo voto. Io solo sponsorizza, ah no, sponsorizza, volevo dire, i climatizzatori Daikin. C'è anche la marca. Bella roba, tieni conto che c'ho le vite infinite. Eh beh sì. Ah no. Quindi si può continuare fino a domani mattina. Dai, fai un altro giro, giusto per fartelo provare. Non c'eri. Vabbè, eri io out. Potrei continuare anche senza vite fino a domani mattina. Dammelo me subito, dai, ecco. Mello me, come si dice dalle nostre parti, eccolo me. Allora, vado? Cambio? Vabbè dai, cambia, cambia. Ti cambio, dai. Bene ragazzi, vediamo un altro gioco. Allora, io stavo pensando di caricare un titolo carino. Allora, Massimo, c'è un titolo che mi vuoi dire? Vedo un po' se in questa lista provvisoria ce l'ho disponibile. Spy Hunter, non lo so, vedi un po'. Spy Hunter, vediamo, vediamo se l'abbiamo. Neo, Spy Attack, Spy vs Spy. No. Questa lista non ce l'ho qua al volo. Sono tanti. Delta. Vediamo Delta. Delta Force. Non lo so però. No, quello è un altro, no, no, quello è. L'abbiamo visto tempo fa su Special Program. E... lo proviamo. Aspetta, Falcon Patrol, lo proviamo. Vai. Va Falcon bene. Patrol, bene, vai, in versione PRG, ragazzi, quindi è veloce anche il caricamento. Rapido. Ecco, anche la musica che bella di Falcon Patrol. Ecco, questo è il primo Falcon Patrol, ce ne sono due. Ma sì, è bellissima la musichina di Falcon Patrol. La sentite adesso che siete su Parsec? Sì, che la sentite. Sì, sì, la sentiamo. Du. 1984. E abbiamo 22 su Facebook, oh, grandi, bello, grandi, dai, grandi, grazie, grandi. Ragazzi, grazie. Allora, vediamo, inizio io, dai ragazzi, inizio io a giro. Vai. Anche perché io ho il solito problema, mi devo risincronizzare. Ma l'ha già caricato? Sì. Sì, l'ha già caricato. E che cos'è? Forse c'è un po' di sincronia. Eccolo, allora, sì, è Justy che importa uno. Vai. Siamo su Justy importa one. Ecco che sto caricando, ragazzi. Anche qua, bella roba. Porco. Aspetta, è roba un po'. Porco. Madonna, come ti becca al volo. Come ti becca al volo. Riproviamo. Da. Aspetta, che mi metto un po' di audio. Vai. Corriamo. Allora, Falcon Patrol, tanto giusto per dare qualche notizia, un po' come facciamo il lunedì con Special Program, è stato pubblicato dalla Virgin nel 1983, quindi appartiene alla prima serie, al primo periodo dei videogiochi sviluppati per il Commodore 64. E più o meno anche questo, come Chopper Command, sfruttava il movimento in orizzontale da entrambe le parti, quindi si poteva andare sia a destra che a sinistra. Sì, infatti, lo sto notando. Cioè, lo scopo è distruggere gli aerei, giusto?
Sì, per i tuoi giri aerei e ogni tanto andare a rifornire, liberare la zona e poi andare a fare, qui c'è il rifornimento che sarebbero quelle basi, esatto, quelle bianche, orizzontali, ok, esatto, immediatamente disponibili. Poi dovrei fare, dovrei fare così. Sì, ti devi mettere in... No, la nonna in linea, stando attento al fatto che anche qui nella parte in basso hai un radar che ti dice quando i nemici arrivano, ricarico. Che quando ti rifornisci ti possono anche bombardare e distruggere. Ma avevo anche le bombe, ho solamente... Porco... No, hai i missili, questo è un 97, dunque, ti ricarica anche i missili quando ricarichi la benzina. Ma ragazzi, perché sì, mi sento bassi? Aspetta, forse il... Parlate? Vabbè, per appetito. Io mi sento basso, non lo so se sono io e... No, so. Forse è Parsec che hai... Che? Forse il volume di Parsec, il volume di Parsec è troppo alto, boh. No, vi sento bassini, non lo so. Parlate? Allora ci devi... No, loro vi sentono bene, sono sicuramente... Devi alzare il volume da Discord, allora. Vabbè. Provalo, chi lo prova? Basso, sto guardando. Vai, Ions, vai. Ah, devo farlo io? Spen? Sì. Allora, come F1? No, spazio? No. Forse c'è il nome, aspetta. No, questo è il nome. Ok. Ah, ma questa è proprio la versione di program, attacco F104. No, aspetta, sta mixerando. Vedi che è ritornato così, ma chi l'ha portato così? Ragazzi, non è che avete premuto la tastiera, qualcuno di voi, perché quando siete abilitati mi fate casino a me, eh? È tutto a metà, Discord compreso. Ah, forse io, sì, può darsi che... Mi è tutto portato a metà, aspetta. Ah, ecco, allora sì. Ah, ho capito. OBS però a metà è un casino della Madonna. Così... OBS che cazzo è qua? Non mi interessa OBS, vabbè. Dai. OBS. Vabbè. Può darsi che adesso... Adesso è meglio, adesso sento meglio. Sì, perché quelli sono i volumi. Cosa hai premuto? Qualche volume hai premuto per abbassare? No, non lo so, stavo interagendo su Facebook. Sì, dimmelo quando devi usare la tastiera che te la disabilito, ok? Ok. Vada! Ah, vado? Ok. Allora, ricordiamo che questa è la versione di Special Program che venne pubblicata sul primo numero, uscito nel maggio dell'84, e questo era Attacco F104, uno dei cinque giochi proposti. In realtà l'originale è Falcon Patrol. Falcon Patrol, sì, il titolo originale. Ho detto poco fa, è stato pubblicato dalla Virgin nel 1983 e merita. Appartiene alla prima generazione dei giochi per vero, il vero, sì, infatti era 83, sì, 83. È vero, era abbastanza storico questo. È possibile che lo trovai anche su Turbo Tape questo? Sì, sembra sì, di sì. Lo caricavo con freccina L, ragazzi, freccina sono stati L riprodotti. Bella roba. Sì, io ebbi la copia, diciamo, dell'originale Falcon Patrol ed era, ce l'avevo in versione Turbo Tape, quindi freccette belle, sia questo che Falcon Patrol 2. Sì, ma più un casino perché te li ritrovi davanti di colpo. Un po', sì. È bello perché vola bene, plana bene, aia. Schiantao! Difficoltà estrema o sbaglio? No, non c'è un livello di difficoltà selezionabile, no, qui è quello che viene, è quello impostato, quello standard. Oh, vedi, Christian mi conferma, sì, anche lui ce l'aveva in Turbo Tape, anche Massimo, quindi mi sono ricordato bene, ragazzi, una buona memoria, visto? Dall'83 me sono ricordato, però io l'ho comprai, io
presi nel 64, nel 1986, Natale dell'86, anzi il 24, mi arrivò dalla Postal Market, ragazzi, dalla Postal Market. E ho avuto una grande stampa di fortuna, perché mi arrivò proprio la vigilia di Natale. E fu una cosa veramente ben lieta, perché poi la notte mi ricordo chi ha dormito. No, io non ho dormito. Non ho dormito. Prova lo massimo, dai, prova. Bello. Ce l'ho la tastiera? No, forse mi devi abilitare la tastiera. Abilità. Vuol dire che sei uscito e rientrato allora. Sì, perché ho dovuto. Yes. Avevo perso il sincronismo, sì. Vai. Vado. Vai di Sant'Anna, grande. Guarda, la sto terminando, solo che siccome non ho voglia di scendere giù nel garage a prenderla, mi devo bere un'altra acqua che non mi piace. Però c'ho rifornimenti giù. Allora, questo vedi, questo qui spara i missili soltanto in orizzontale. Ciao Marco, buonasera. Se poi avremo modo di vedere il 2, quando fa questo lavoro qui che plana, l'aereo che va in giù, spara anche il missile verso il basso, quindi è possibile colpire anche. Ah, quindi c'è un altro tasto. Sì, quando fa, ecco, vedi, quando plana in questa maniera, sì. In Falcon Patrol 2 però, non in questo. Ah, ho capito. Perché qui i missili sono soltanto, come dovevi dire, solo orizzontali. Sono orizzontali. Sì. Invece Christian l'ha comprato il 21 dicembre del 1985, certe date non si dimenticano, si parlava di circa 400.000 lire. Non mi ricordo, no, io forse un po' meno lo pagai, sì, un po' meno, vabbè, lo pagai, me lo pagarono perché... non è... chi ne aveva soldi in quel periodo? Eravamo ragazzotti. Ma le trovo da qualche parte le compilation di TurboTape Special Program? TurboTape no, perché erano... No, allora, Special Program, Special Marco, Program. Lo trovi nel... Beh, allora, di Special Program puoi trovare sia le nostre, naturalmente le nostre live, perché sono tutte nella nostra playlist, e c'è anche il collegamento passando direttamente anche dal sito di Giuseppe Di Rillo, che salutiamo, con Edicola 8-bit, il nostro fornitore ufficiale, quindi lì di Special Program trovi tutti i numeri dall'1 al 93, no 92, c'è questo 93, 92, e da noi trovi invece i video proprio dedicati ogni lunedì sera dalle 22, che troverai dedicati a Special Program. Siamo arrivati alla 50esima puntata che faremo lunedì prossimo col Commodore 64, mentre invece Massimo, proprio lui, sta curando la parte Spectrum. Quindi ragazzi, vi stiamo offrendo un bagaglio di video veramente belli, okay. E un domani avrete una collezione completa e terminata di Special Program. Allora, volevo un attimino fare un appunto a quello che diceva Massimo, cioè chi ha chiesto il discorso delle cassette Special Program TurboTape. TurboTape non era una pubblicazione da Edipola. TurboTape era un programma che serviva a velocizzare i caricamenti, esatto, all'epoca. Quindi ci tenevo a specificare, magari, no, è giusto tra intendimenti. Mentre Special Program era una pubblicazione del gruppo editoriale SIPE. Che è stata appunto pubblicata dal 1984 al 1992, per un totale, abbiamo detto, di ben 92 numeri che porteremo tutti live. Quindi, tutti in live, il progetto insieme finirà nel giugno del 2020, se tutto 2020. Va bene. Avremo le barbe lunghe, bianche, e berremo birra tutta la sera. Però si fa. Ok. Saremo in compagnia dei nostri amici Pier Silvio Marchetti. E dell'amico Graziano Cubeddu. Certo, assolutamente. Tu lei una piccola pausa. Yes. Sì. L'hai provato Massimo? O stai provando tu? Sto giocando io. Sì, l'ha provato. Ah, provato. Sta provando, perfetto. Sì, okay. Se vuoi puoi cambiare, dai. Ok. Sì, andiamo.
Vai. Andiamo su un altro gioco, ragazzi. Nel frattempo vi faccio il reset. Lo so che voi volete il reset. Vi piace il reset. Guarda. Hard reset. HD. HR. Allora, vediamo un attimino di caricare un altro videogioco. Ragazzi, ma voi l'avete mai conosciuto? Africa Commando. Africa Commando. Allora, sì, questi era... sono tutti i nomi dei giochi da edicola. Sono nomi da edicola, ragazzi. Però era carinissimo. Un po'... era un pochettino di guerra. Cioè, di guerra era un pochettino particolare, perché... Vediamo se... allora, il nome originale, me lo dimentico sempre. Però, ecco, magari qualche ragazzo in live, vediamo se siete bravi. Qualcuno lo riconoscerà. No, anzi, lasciamolo dire a loro. Se riconoscono Africa Commando. Io lo chiamo Africa Commando... perché a parte il file che abbiamo scaricato, il PRG, è preso dalla cassetta numero 40, vediamo se mi ricordo al volo, numero 41 di Logica 2000, ragazzi. Logica 2000, cassetta numero 41, c'era all'interno di questa cassetta questo gioco che si chiama Africa Commando per gli amici di Logica 2000, ma in realtà il titolo è ben altro. Ha un titolo un pochettino lunghettino, chi se lo ricorda? Simone dice, ma com'è possibile che a me il C64 sia costato 1.400.000 lire? E beh, Simone, lo avrai comprato nel 1983, quando la Commodore italiana aveva da poco aperto i battenti, perché sì, in quel periodo costava molto caro il 64, così come anche il VIC-20, che costava poco più di 400.000 lire, mentre alla fine dell'83... nel dicembre dell'83, per essere precisi, arrivò a costare le famose 199.000 lire più IVA, quindi intorno alle 220.000 lire circa si pagava, si prendeva allora il VIC-20. Porco. La Commodore in quel periodo decise poi di ridurre già finito. I prezzi. Fatemi riprovare. Questo gioco era di un difficile, ragazzi, che voi non immaginate. Cioè, bisogna in sostanza distruggere le bombe. Però vedete che le bombe hanno per un po' di tempo, hanno tutta quella, vanno a frantumarsi, ci sono tutte quelle scorie che non devono arrivare in basso. Quindi vuol dire che bisogna distruggere la bomba più in alto possibile. E nel frattempo badare anche i soldati che da destra a sinistra praticamente vanno a attraversare il campo. E noi dobbiamo evitare che nessun soldato possa riuscire a attraversare totalmente il campo e allo stesso tempo difenderci dalle bombe, facendo in modo che nessuna scoria arrivi in fondo. Se riusciamo nell'intento, ci premiano facendo una bella fucilazione di 7 soldati messi in fila. Ma particolare sto gioco. Sembra un precursore di Operation Wolf. Ecco, vedi, no? ottimo come inizio. Vedi, ti fa la musichettina. Senti la musichettina. E ora vedete, ho questo mirino e ho questo. Sì, ma io ho tutto il tempo di uccidere, è una sorta di bonus, quindi non è una cosa su cui 7 soldati. Cioè, vai così, te ammazzo questo, poi vale ogni tanto, cioè un po' sadico e a me piaceva fare così. Vabbè, sarebbe il modo Bischini. più spicciativo, sì. Dai, indolore. Questi effetti sonori sono tutto un dire. Livello 1 superato, ora supera il secondo livello. Io, se non ricordo male, qualcuno mi correggerà senza fare troppe polemiche, io ritengo che di questo gioco volessero fare anche una seconda parte, che però non so se uscì o se è uscito, io me lo sono perso. Quindi ragazzi, che voi sappiate, è uscito, non me lo ricordo proprio questo gioco. Quindi, però non stanno scrivendo, quindi vuol dire che nessuno al momento si ricorda il titolo. Però ragazzi, se andate a vedere nel sito di Giuseppe Di Lillo, occhio qui in basso a destra, sta arrivando, eccolo lì. Non ce l'ho fatta, finito, dai, chi prova, non lo ricordo di chattarlo. Ragazzi, no, almeno io lo ricordo, sì. Però deve essere un gioco anche questo della prima generazione, per come è impostato sembra sia stato fatto tra l'83 e l'85, direi 83-84. Sì. Sta giocando Jons, vero? Sì, sta giocando Jons. Mi è venuta la curiosità, disabilita un attimo la tastiera così vado a vedere. Sì. Ok, aspetta Francesc, è disabilito la tastiera a massimo, così, ok,
ora puoi usarla. Ci sono, perfetto. Ok, così puoi andare nel sito di Edicola 8bit, sì, e guardare. Sì, esatto. Dai, rigioca tu, France. Volevo un attimino vedere. Ci sono parecchi giochi interessanti. Buona, Bruno, benvenuto, Bruno, benvenuto. Africa Command. Africa Commando con la K. Africa Commando Logica 2000, sì, infatti. Allora, il gioco, se non sbaglio, era Blizzard parte 1, Blizzard parte 1 Commando Libia. Sì, oh, sì. Blizzard parte 1 Commando Libia. E infatti lo chiamava parte 1, quindi c'era l'idea di creare una parte 2, ma poi la parte 2 uscì? Punto interrogativo. Sai che non lo so. Comunque, stranamente, è stato pubblicato nel 1986, quindi possiamo dire che già era iniziata la seconda epoca, la seconda... Sì, era dell'86. ...generazione, sì. Però a questo punto mi sovviene, nel senso che probabilmente è stato pubblicato dopo, cioè è stato concepito prima, qualche anno prima, direi anche 84. Evidentemente poi hanno avuto dei ritardi nella pubblicazione e può anche darsi che lo abbiano pubblicato 2 anni dopo, quindi già era impostato, il gioco già esisteva da qualche anno. Da qualche anno, sì. Penso di sì, perché mi sembra appartenente più alla prima epoca, alla prima generazione dei giochi per il Commodore 64. Allora, ci ho giocato molto a questo, però devo dire che è difficilottino, cioè... È abbastanza difficilotto, poi una volta magari in grani, però mi ricordo che era parecchio divertente, cioè una volta che giocavi un pochettino. Esatto, Blizzard Part 1 Command Libia, sì. E mi ricordo anche che la descrizione di Logica 2000 era anche un po' particolare, perché diceva, insomma, a tutti gli appassionati di videogames di sfogarsi qua e di non, comunque alla fine era un po' educativo, capito, di evitare di pensare di utilizzare era armi. Un richiamo al buon senso anche. Un richiamo al buon senso, sì, perché lo vedevano un po' come un gioco un po' violento, allora era considerato. Hai voglia di uccidere il tuo capo, ma la legge te lo impedisce? Gioca al nostro giochino di Blizzard parte 1 Commando Libia. Esatto. Infatti, se aprite la rivista e leggetela, quello che dicono di questo gioco è carino. Il mio capo mi ha licenziato. Guarda cosa faccio il mio capo. Guarda cosa faccio il mio cazzo di capo di merda. Esatto. Sto cercando un gioco di calcio interamente testuale dove si giocava la Coppa del Mondo di Spagna 82 in bianco e nero. Ripeto, interamente testuale. Qualcuno mi sa dare il nome ed eventualmente dove trovarlo? Bella domanda. Bella domanda, Marco. Io di un gioco di calcio testuale al momento non mi viene in mente nulla. Magari assolutamente no. Aspetta, gioco di calcio testuale, cioè? Ma testuale presumo che sia una sorta di manageriale. Esatto. O manageriale. Sì, ne ho fatti tanti. Vabbè, tanti, tipo, io ho conosciuto tipo Premier, vabbè, non per Commodore, però. Ho conosciuto Premier Manager. Ma magari, aspetta, magari dovresti aiutarci sul fatto di dirci se la partita la vedevi, se c'era un po' di grafica nella partita, anche in basic, oppure se era solamente, dava solamente il risultato. Perché, esatto. Perché sono tutte informazioni un pochettino più che possono ravvicinare alla... sì, manageriale, sì, ho capito. Infatti a Taru dice sì, su NES. Sì, allora praticamente io avevo giocato Premier Manager 99, proprio non c'era la partita, tu eri il manager, dovevi gestirti la squadra che sceglievi tu, tra esatto. Le squadre, i contratti, tutto quanto, poi porti la squadra in campo, vabbè, e vedi il risultato. È vero. Massimo, lo vuoi provare il gioco? No, passa al prossimo gioco. Passiamo al prossimo? Ok. Sì, sì. Tanto io... Ok, cambiamo allora, dai. Bene, anche questo è molto. Anche questo è carino, mi è piaciuto. Vediamo un po'. Quindi diceva che la grafica era in bianco e nero? La grafica era in bianco e nero. Sto cercando di vedere se riesco a beccare qualcosa, sempre dal sito di Giuseppe, perché nelle descrizioni lui fa vedere anche un'immagine del gioco. Per cui se riesco a beccare qualcosa che sia in bianco e nero,
magari. Che se lo ricorda? Riusciamo a risalire. Calcio difesa, chi se lo ricorda? Calcio difesa, boh. Vediamo. Io che ne so, ma la prima volta lo sento. Ma tu sei un uomo giovane. Qua invece abbiamo gente che è un po' più vecchia, che questo gioco se deve ricordare. Questo gioco si chiama... Massimo lo sa, è un titolo lungo, dai. Andiamo? Che lo sai. Peter Shilton and the Ball Maradona, questa è la storia, ragazzi. Questa è la storia. E ricordiamo quante volte l'hai trovato tu nelle cassette da edicola. Ma era quello dei calci di punizione. Vorrei avere soldi, ragazzi. 5 volte lo trovai. 5 volte, sempre con titoli diversi, ma l'hanno messa dietro 5 volte. Un portiere, goalkeeper, difesa, li mortacci loro. C'è di tutto. C'è di tutto. Ma era quello dei calci di rigore? Va dei calci di rigore, dei calci di punizione. Sì, quello sì, più o meno ci sono anche le punizioni. Però qui è il portiere, tu controlli il portiere e ci sono praticamente i giocatori della squadra avversaria che fanno anche simula delle... tipo delle, dei sì, tiri, sì. No? Simulazione dei tiri, sia come calci piazzati, esatto. Ma anche come azioni di per se stesse, quindi costruite come se fosse una partita vera e propria. Sì. Che poi non è vero che erano tutto quello che ha scritto, ho messo i tasti cursore, metteva F7, F1, vabbè. Inizio, dai. Un giocat, due giocat. Uno. Gioca tu uno. Vai. Guarda le squadre. Questo era fatto con le squadre italiane. Avellino. Prendiamo la Roma, vai. No. Che devo prendere? Scrivi codice. No, non c'ero il codice. Gioco, cambio livello, allenamento. Gioco. O gioco nuovo, gioco, vabbè. Primo tempo, premi fire. Oh, mamma mia, io sono portiere, vai. Guarda. Arco. Tento. Ma dai, non para manco un tiro. Ma poi mi ha segnato l'Ascoli, ragazzi. Ma da quanti anni è l'Ascoli che non gioca in Serie A? Penso dall'età, cioè da quel periodo, dalle figurine Panini, ragazzi. 86, 80. Che poi c'era anche Tonino Carino da Ascoli, Tonino, ragazzi. Carino. Le figurine Panini ci saranno ancora, se non sbaglio. Sì, ma non lo so chi le compra. Credo di sì. Porco, fucilazzo. Allora, vi dico la verità, allenandoti impari a parare. Sì. Mi ricordo all'inizio era difficile. Wow. Invece questa le paravo. Ti ha fatto un effetto di Lolli e Benji proprio. Ma lo sai cos'è il discorso? Che alla fine ripetevano sempre quasi le stesse azioni. Sì. Una volta che cambia imparavi il meccanismo. Il tiro, praticamente. Quando azzeccavi il tiro, vedi, save! Che poi c'era già l'audio che parlava. Sì, questa era una voce sintetizzata, credo. Non so se era fatto col Sam Reciter, che era un programma di sintesi vocale in cui tu praticamente tramite un comando, tramite il comando 6 potevi far dire al computer qualsiasi cosa, tramite anche una sintassi particolare dove bisognava mettere le H. No, peccato. Oh, stavo per i pari. Stavamo pareggiando, niente. No, 5 a 5 è finita. Minchia, 5 a 5. Che poi la cosa strana era che finiva così. Cioè, non è che tirava una classifica, nulla. Finivi così. Infatti era un gioco abbastanza noiosetto. Però se fai il gioco c'è tutto un iter che bisogna fare, credo. Ho messo a gioco ed è ritornato qua. Pensavo che era allenamento. No. Aspetta, nuovo gioco. Provalo, France, vai. Ah, ok. Che è sta roba? Questo era un nuovo gioco del calcio. Il grande Peter. Sì, vabbè. Vai. È uguale, inizio. Un giocatore, allora, premi uno. No, devi proprio premere il numero uno. Uno. Ah, ok. Poi metti il tuo. Vai. Scegli una squadra. Non scende? Sì, scende. Ah, con sinistra. Aspetta, no, aspetta. No, ho rimpostato gli stessi tasti uguali. Mi fa solo sinistra, con sinistra va giù. Ma cosa stai usando? Le frecce. Ma non è che hai messo joystick, perché tastiera era. Io non ho Sta usando il joystick. Gioco.
Aspetta, no, infatti, neanche a me vanno, vedi? Vuol dire che è stato messo la... Come messo un nuovo gioco deve essere che ha rifatto tutto da capo. Aspetta, Nuovo gioco. Non scende però, porco. Sì che esce. Ecco, no, fatto. Se metti un nuovo gioco però non ti mette la scelta dei tasti. Prova. Sì, dovrebbe ripartire alla schermata principale, vedi? Bravo, ecco, devi mettere tastiera. Joystick. No, scelta tastiera. Ah, joystick, vabbè. Scelta joystick devi fare. Scelta joystick e poi lo usi il joystick in porta 2. Non sai. Sempre impostato sui dati, niente. Vabbè, fai così, guarda, scelta tastiera. Tasto su, aspetta, lo faccio vabbè, lo faccio io, faccio tu, dai. Aspetta, fai tu che sei tasti. Tasto giù, tasto sinistra, destra, tiro. Vai. Inizia. Ok. Gioca. Metti uno. Ma quindi adesso i tasti fanno? Ma fare un bel gruppo di WhatsApp li scommodorati. Beh sì. Ok. Ragazzi, scaricatevi Discord, che così almeno ogni tanto vi facciamo entrare a parlare con noi. Scaricatevi Discord. Ah. Ataru, Roma, grande. Ah. Yosoru, facci sognare. Punizione. Presa. Bravo. Save, cioè quello poi gracchia. Save. Sebastiano, rimettimi in porta. Beh, hai giocato bene Sebastiano in internazionale. È così per prendere l'alta. Ok, occhio, adesso sto tirando. Devi andare quanto di tuffi puoi scegliere. Bravo. Anche di il tuffo verso l'alto. Shilton ha le mani bucate. Bella roba. Carino che era però, Quante partite? Sì, non era malaccio. No, ricordo che me ne chiesero non so quante copie allora a scuola di questo gioco. Quando dissi un gioco del calcio, perché era un'idea completamente nuova, no, rispetto al prototipo di gioco del calcio, quello che eravamo abituati. Partendo da International Soccer, proseguendo poi per tanti altri giochi di calcio. Il fatto che c'era un gioco in cui bisognava controllare esclusivamente il portiere era un qualcosa di completamente nuovo, di bello. Anche se il gioco di per sé stesso, insomma, non era il massimo, non era chissà che cosa. Lo vuoi provare, Massimo? Vado, sì, gioco. Fai il gioco, altrimenti si impalla tutto. Allora, ti riabilito la tastiera. Com'è, Francè? No, beh, a fare il gioco se no si rimpalla tutto. Sì, esatto. Premi fire. Ah, già, vabbè. Ok, no, ce li hai. Giusto. Orca. Subito. Ma lo sai cos'è? Dopo che lo prendi dopo tanti anni, cioè io mi ricordo che avevo imparato, cioè addirittura avevo fatto, finivo anche partite senza prendere gol. Sì, anche io. No, anche io, ci ho giocato parecchio. Però non mi ricordo nessuna versione dove ci fosse un campionato. Non c'era un campionato vero e proprio. C'era la fase di allenamento e di gioco che poi andava avanti, ti dava i codici. Ciao ragazzi, Roberto da Ancona. Ciao Roberto. Benvenuto Roberto. Benvenuto al nostro canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti alla nostra pagina di Facebook, mi raccomando. Ed è il tubo, ragazzi, iscrivetevi a YouTube, molti di voi lo dico, perché abbiamo tutta la playlist di tutto ciò che abbiamo fatto. Quindi ragazzi, se volete una bella cultura videoludica di un anno della nostra pagina, abbiamo festeggiato ad agosto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. E già che ci siamo, anche qualche iscrizioncina su Twitch. Che non è male. Bella roba, Milan 5, Fiorentina 2. E a proposito, ricordiamo che entro il 24 settembre gli abbonamenti su Twitch costeranno la metà.
o perlomeno sì, quelli l'ho detto, missili. L'ho detto quindi prima, anziché sì. 5 euro costeranno 2,50. Invece chi è in Prime non paga un azzolo. Esatto. Bella roba. Allora, va bene, ragazzi, io con questa partita chiudo, saluto tutti quanti. Grazie Massimo di essere venuto stasera per l'ospitalità. Ragazzi, alla prossima, buonanotte. Ciao caro, tutti. Buonanotte. Alla prossimissima, Massimo, buonanotte. Ciao, buonanottissima. Allora, ragazzi, cambiamo videogioco, roba di cannonata, quei temi mica tiravano così, è vero. Allora, ragazzi, cambiamo videogioco e andiamo a vederne un altro, dai, ne proviamo un altro paio. Ma ragazzi, io direi di fare un piccolo, cosa facciamo? Ci facciamo un livellino anche al mitico Arkanoid, ragazzi, e vediamo così a bruciapelo. Ragazzi, andiamo, ecco, di classico, andiamo con la versione per special program chiamata Break. Questa l'abbiamo caricata per special, ragazzi. Sì, te lo ricordi? Questa la ricordo, te la ricordi. Andiamo su joystick, bella roba, vediamo un po', preparati a combattere. E cos'è? Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken. Bellissimo. Oh, è sempre affascinante Arkanoid, ragazzi. Eccoci. Quanto è veloce. Minchia, facciamo sempre una testa, dai, vai a te. Ah, io? Okay. Vai, una testa. Quello rallenta, però. Meglio. Vai. Hai preso la calamita. Per me sono arrivato Morfeo. Sì, ragazzi. Ok. Pianissimo. Ragazzi, la versione del 64 mi ricordo, era divertentissima. Prendi la B che va al prossimo livello, bravo. Però mi ricordo, ragazzi, che in questa versione mancava la lettera che permetteva di sparare. Quella, che era la L, bravo. Sarebbe il laser. Tocca a me. Allora, sì, mancava la L per sparare. Arco! Devi andare molto piano. Se riesco. Oh. Dopo 35 anni ho capito che con la B si passava di livello. Grande. Grande Roberto. Oh, finalmente. Visto Ataru, lo so. Io mi ricordo che scoprì la L nel momento in cui andai nel bar sotto casa, dove c'era proprio Arkanoid per la versione da bar. E cavolo, appena messo il gettone, neanche, cioè, già dal primo livello già mi è comparsa la L, ho cominciato a sparare, ho detto cacchio. Ho detto, questo me lo sogno rispetto al 64. mi dava fastidio. E tu non sai quanto ho giocato sperando che comparisse quella maledetta L, non è mai apparsa. Quindi non è esistita in questa versione. Peccato. Sì, il pad. No, c'era anche il paddle, serviva per giocare Arkanoid. Molti giocavano col paddle, che era quello con la rotellina da girare. Mm-hmm. Tra l'altro ce l'abbiamo il paddle. Mm-hmm. L'abbiamo anche portato a delle fiere con Retro Game Sardegna. Tocca a me. Sì. Cos'è? Ah, mi sa che si... Non l'hai preso quella lettera? No, perché mi dava tre palline. Porco. Meglio! C'è casino. Che tristezza. Dai, facciamoci un altro. È velocissimo. È veloce, lo so. Sì, giusti che va bene. Vai. Dun 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 dun. Ma domanda, ma se usi il joystick, proprio il tipo l'albatros o quello grande, ma no, qui anche... Secondo me giochi malissimo, o usi il paddle o la tastiera, secondo me. No, ma vabbè, ma più che altro, ma intendevo, se per caso usavi quelli, potevi anche tipo spostarlo appena appena. Sì, ma è più scomodo. Ah, no, ma se ti permette anche di muoverlo a pelo a pelo, può essere più comodo in certi punti. Secondo perché me con no. La tastiera non riesci a muoverlo a pelo a pelo, devi proprio tac, devi proprio toccare appena. Lo so, sì. Lì rompe le balle, perché... Sì, è vero, vedi, va a scatti.
Vedi, quello intendo. Invece col joystick inclini appena, così si sposta appena. Non lo so. Dove ti posso abilitare il pad? Vabbè. No, lascia stare il pad che... Lasciamolo a riposo. Qua il D diventa bastardissimo. No, ma i giochi del Commodore in generale preferisco usare con la tastiera che con il pad. Sì, ma neanche io lo sto usando nella serie special program, ma gioco sempre con la tastiera. Veloce. Porco. Calamita. Meglio blu che la calamita. Meglio lungo che calamitato. Esatto. Oddio. Sì, infatti qua la tattica è farlo mandare obliquo, perché quando è obliquo va più lento. Porco, ecco. Vai. Mi fanno troppo ridere quei nemici in alto che cercano di bloccarti in tutti i modi. No! Infatti solo il padre può essere analogico, La calamita era quasi inutile. Sì, vabbè, in realtà ti doveva servire per regolare. Ecco la nonna che fa. Porco! Lì non dovevi pensare alla pallina, dovevi prendere il bonus e andare subito a destra. Però. Perché ce la facevi? La pallina scendeva sotto l'astronave, ma ce la facevi. Arcata. E tanto il livello è quasi finito, quindi sì. Chi se ne... No, comunque in certi punti, in certi momenti la calamita ti è molto utile. Questa è una delle versioni più belle. Mi ricordo la versione tape caricava dopo un casino. Mamma mia, per giocarlo. Tipo credo che fossero 89 giri. Milumi. Stavolta non mi ha fregato. No, io invece ho giocato tantissimo la versione quella per NES. Sì. Porco la. Ah, è vero, giocai anche una versione di Arkanoid che non era Arkanoid, era un altro nome che adesso mi viene in mente, che era per sala giochi. Era molto particolare, anche molto lungo come gioco. Sì. Ah, ci volevano pure gli scatti adesso. Io mi ricordo che c'era questa versione con la con le vite infinite per finirlo, ma minchia, ci impiegavi lo so un tempo, Poi c'è una volta quella versione adesso sono riuscito a finirlo, che c'era praticamente come boss finale il testone dell'isola di Pasqua. Basta. Cambiamo ragazzi. Cambiamo gioco. Bello però era Arkanoid ragazzi, non c'è niente da fa. Non c'è niente da fare. Resettati. Vediamo, ok. Arkanoid non c'è nulla da fare, sempre bello, sempre bello. Ah, che bello qua. Aspetta, ho trovato uno. Africa nera. No. Africa azzurra. Africa nera. Sì, ma molti poi sono nomi da sala da edicola. Proviamo questo. No, vabbè. Coppa Davis. Chissà perché mi sembra che sia un gioco di calcio. È vero. No, volevo provare, guardate, a farvi vedere questo. Aspetta, l'ho visto prima, vediamo se me lo ricordo. Ah, che bello questo. Mamma mia. Pugno esplodente, esatto. Che bello. Ce l'avevo sul Game Gear, che ricordo. Bella roba. Lo hai Toy Bizarre. Ma guarda, adesso questa è una raccolta un po' improvvisata, quella serata di oggi, e ho preso una cartella dove ho molti titoli scaricati dal sito di Giuseppe Di Lillo di Edicola 8-bit, dove molti titoli purtroppo sono da cassetta, quindi andrebbe cercato. Bella roba. Roostop, no?
Fire, ah, sono in porta 1, eh. Vediamo un po' se porta 1 è che roba! Che roba! La via del pugno esplodente. Sai che forse possiamo giocare in due? Ah, però bisognerebbe impostare i tasti. Li postiamo. Aspetta un po'. Vediamo se ci riusciamo. Allora, mamma mia, che roba brutta. P, chiocciola, asterisco, L, cosa? Allora, F3 non ti dice quanti giocatori hai. No, aspetta, che tasti sono? P, L... Ma seriamente questi tasti qua? No, non credo. E che casino. Cioè, devo usare veramente per caso P, L, virgola. Che cosa scomoda. F1, F3, F5, F7, suoni effetti, F1. Oh, non vai, ragione. Aspetta. Tan tan tan, tan 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 tan. Mi sa che sta versione un po' stronza. Non mi piace questa versione, un po' troppo. Ma è strano perché F1 avrebbe dovuto darmi la già la partita, a prescindere. Perché anche se dice Q, W, E, ZXC, Shift Left, Right. No, vabbè, quelli sono i tasti di entrambi i giocatori per no, ma non per sta per non sta funzionando la neanche i vedi che gli sto dando i comandi. Deve essere che c'è impallata la tap. Vabbè. Ne proviamo un altro. Non funziona il pugno esplodente. Non funziona. E vabbè, magari è una versione scaricata un po' così e cosà. Così con sa. Proviamo. Comunque, cosa hanno detto i ragazzi? Ma quelli erano titoli. Il simbolo di Batman. Scusa, però c'è anche. No, questo è un altro. Forbidden Fruit Jana Sister vero goalkeeper, mamma mia, grande corsa. Hell, che bello Hell. Hell è l'inferno di Dante. Impossible Mission. Dove fare l'inferno di Dante veloce? Perché no? Bellissimo l'inferno di Dante. Dove l'hai visto? No, aspetta, no, è il Chopper. Non era Dante. No, aspetta, prova proprio Dante. Eccolo. Dai che io sono esperto con l'inferno di Dante, vediamo. Vai. Ma te lo devi ricordare. Adesso te lo devi ricordare. Te lo devi ricordare. Spero solo comunque che il PC non mi faccia tutti scherzi, che mi faccia laggare, quindi una piccola laggata mi porta alla morte. Lo facciamo la prossima volta, esplode in festa. Magari cerco una versione più che sia più rapida. Anche questo, vediamo. Vai. Tum tum tum. Bella roba! Quanti bebè che escono dalla bocca di scheletro. 5 secondi lo finisce, esatto. Io sono Alighieri. E che? Cacchio, io sono Alighieri. Vai. Vuoi no. Che no? La collisione con le bestie. No. Non puoi cadere in acqua, lava e... No. Con questo sono un po' tentato perché al dire il vero vorrei, questo trucco ti permette di esplorare tutta la mappa e quindi metti. Puoi andare ovunque. Vabbè. magari esci fuori mappa a cazzo, buggi tutto, impazzisce no, tutto. No, vabbè, dai, fallo normale, dai. No. Eccolo. Abbandoni speranza. Non sposta. Non va. Mi sa che è l'altro joystick. Vai. Gli scatti. Aspetta, vai. No, aspetta. Vai. Ah, è una control, sempre control. Sì, è uguale.
corda. Eccola lì, presa. A me piaceva Dante Inferno, ne faceva anche un remake per PlayStation. Ne fece anche un remake. Oh, bella roba, Attaro. Lo vorrei vedere il remake per PlayStation. Ah, Dante Inferno, intendi? Che hanno fatto. Sì, avevamo fatto il remake, che sono bello, per PS3 e Xbox 360. Ed era fatto praticamente dagli stessi creatori di God of War. Sì, l'ho provato ed è molto carino. Bruno dice di spiegare quello che fa. Beh, allora ha dovuto prendere la corda perché gli serviva per salire sulla barca, e le monete perché per essere trasportato da Caronte aveva necessità di pagargli il viaggio, ok? Quindi adesso lui qua si ritrova catapultato all'inferno. Ma ci sei andato addosso. No, ero troppo in alto, pensavo essere giusto. E deve riuscire in ogni livello ad andare avanti, a cavarsela, prendendo oggetti, ma allo stesso tempo evitando di essere coinvolto nella stanza della perdizione. E vabbè, perché lì ognuno praticamente ha una sua condanna. Sì, i classici gironi, appunto. Esatto. Vedi, gli fai vedere i soldi, quindi c'è la possibilità di allungare la mano in modo tale che Caronte vede che lo stai pagando. Lui ti fa salire, infatti i soldi te li toglie e ti rimane la corda. Poi la corda la puoi utilizzare per altre cose. La corda praticamente mi serve più avanti per poter cavalcare il drago. È nel cerchio lussuriosi, esatto, sì. Infatti va ad essere trascinato. Beh, lì c'era la famosa storia di Paola e Francesca, no? Che sono stati travolti dalla passione e travolti saranno dal vento che li fa girare all'infinito. No, non laggare adesso. Poi ci sono dei cagnolini un po' malefici. Un po'. Grazie, bastardo. No, non laggare adesso. Questo punto la condanna tragico. Di Roberto è giocare a Lara Croft senza salvataggio. Finisco nel girone e devo giocare a Lara Croft senza mandare in precazione. Anzi, quel girone non fa il caso mio. Infatti, ho visto la gente volare. Poi questi che devono trascinare macigni, poverini. Dei massi. Ok, un altro giorno è passato. Sì, perché poi passano i giorni, no? Quindi tu hai anche un lasso di tempo per completare. Questi praticamente ho 8 giorni di tempo. Questi invece sono praticamente nella lava, nella pece bollente, e si consolano togliendo le mani un attimino per raffreddare. Cioè, per avere delle parti del corpo non ustionate, no? Cioè non nel bollore del calore. E la cosa bella è che, come dice Dante, che arrivavano i diavoli e bastardi li andavano a dire: no, devi entrare dentro, diamo forchettate pazzesche. No! Quel punto è mitico. Questo gioco è bastardo, quando perdi ritorni da capo. Infatti, lo so, perché è letteralmente una sola vita. È una sola vita, è quello il difficile. Praticamente è stato pietrificato dalla maga Medusa. Medusa. Vabbè, non è proprio maga. Non è proprio una maga, così. Dai, ma. Era una gorgone. Che praticamente le gruni erano delle donne serpentose con con i capelli di serpente. Con i capelli di serpente, sì. Sì. Medusa. Come il trio. Un save state? No. Eugene, save state? No, no, no. No, non ce n'è bisogno. La medusa vista anche in Camon. È vero, è vero. È giusto solo non farti ingolosire. Quello è FIFA. Cavolo, ho sbagliato il momento lì. Non è facile. Pam, pa, pa, pam. Eccolo, hai trovato la torcia. Perché la fiaccola gli serve, che qua
cioè no, nel girone che dove... il secondo Caronte che richiede la torcia, che richiede la torcia, perché altrimenti torcia non ti vede. Quindi il primo vuole i soldi per salire, il secondo vuole essere visto, e devi mostrargli la torcia, quindi ti vede, ti... e ti traghetta e ti porta al livello dove appunto c'è la serpentella là. Ok. Sempre paura di qualche lag imminente proprio in questi punti quando sto sterzando. Sono nelle malebolge, gli altri sono i cerchi, è vero, sì. Stai laggando oggi? Oggi ho un po' di problemi alla... No, vabbè... Mamma mia, questi mi danno sempre l'angoscia, questi qua. Sempre mi hanno dato l'angoscia, Marat. O questi con le mani ti ammazzano e se ti prendono. Uno, due, certo, tutto ti ammazza in questo gioco. Vai. Ok. Fagli vedere la torcia. Adesso arriva lui. Ti ferma, vai. Parabarabam. Adesso per Musa praticamente la tattica è: aspetto che si faccia vedere, faccio il giro. Esatto. Ah, ok. È bastarda come si gira, eh. Mamma mia. Bravo. Oh. Cazzo, che figlia di una buona donnaccia. Eccolo. Vedi, la tattica è abbastanza semplice, ok. Ecco, queste croci ammazzano i... Ok. Cacchio, non li ammazzati entrambi. Aspetta. Cioè, sbagliato. Aspetta, passalo a giro. No, ho sbagliato. Ho girato male. Ho girato male. Ragazzi. Malissimo. Ragazzi. È difficile, Dante, eh. No, vabbè, lì ho sbagliato a usare la croce su quello lì. Non dovevo usarla, dovevo prendere e scappare. Eh beh, per poi ricordarsi tutte le volte. Quello è stato un nome memorabile. Mi ci fedisce, allora, aiuto, vedo in mezzo, non mi fanno mano, Quelli sono i versi del... Fatality. Parabarabam, pam 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 parabam. Poi era già da un bel po' che non lo giocavo questo giochino. Vabbè. Allora, ogni tanto c'è l'allenamento con l'inferno di Dante. Dante's Inferno, ragazzi. C'era anche nella cassetta 39 come primo gioco di Logica 2000. No, bugia! 41. Nella cassetta di prima, nel gioco che abbiamo visto, quel gioco di sparare le bombe. Sparare le bombe? Quello parte prima, non so se mi dimentico il titolo. Ah, quello, vabbè, non le bombe, era una torretta, comunque si ho capito. Ecco, c'era anche questo come primo, quindi numero 41, ragazzi, di Logica 2000 c'è questo, è quello di Africa Commando. E questo è chiamato semplicemente l'Inferno di Dante. Che era Blizzard parte 1. Esatto, Comando, cioè era... Siria Comando, esatto. Comando. Questo Siria. Invece è il titolo originale, Dante's Inferno. E invece il nome in italiano di Logica 2000 era l'Inferno di Dante. Ecco, un giorno è passato. Beh, invece qua no, perché se sei bravo puoi uscire, puoi scappartene via e vincere. Abbiamo sette fotte. No. Sinistra. La sto. Te l'ha seduta a studiare questa. Porca! E sono sceso! Palle! Ti ha bruciato Medusa. Maledetta serpe che è andata a prendere i funghi. Però è fatto davvero bene, no? È bello questo gioco. È veramente carino. Prima ho fatto la stessa identica tattica, che non ha funzionato stavolta.
tan tan taradaradam. Non è giusto. Qua il computer ha l'AI. Non è possibile che un giocatore Commodore siano intelligenti. Cioè, com'è possibile? Giocare a Commodore è molto difficile, mannaggia. Paradossalmente in certe cose li rendono più facili adesso, che sono più arricchiti di filmati. Qua invece era tutto giocabilità. Beh, sì, diciamo che comunque i giochi di allora erano, come dire, sì, come tutto appunto, giochi e fai, cioè non c'erano descrizioni, non c'era nulla e cose così. Ma vabbè, ma che tuttora comunque iniziano a fare giochi che... cioè, iniziano a fare giochi, insomma, fanno giochi dove... sì, c'è un minimo di descrizione, un minimo di storia, però non ti spiegano più di tanto. È vero. Ringraziamo Vega che ha condiviso il video, grazie. Commodore versus Mano. Pam 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 parabam. Dai, sali. Sali. Non sali, viene, eccolo, eccolo, eccolo. No, deve venire, altrimenti mi circonda. Pam, pam, il trucco è proprio impedire che mi circondino. No, ma ne sei scelto. Mamma mia, che palle. Io lo sapevo che avrebbe laggato proprio nel punto che stavo curvando. Dai, l'ultima, dai, poi cambiamo. È un'impresa, ragazzi, un'impresa. Pam, 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 pam. No, appunto, poi... difficile avere, cazzo, cioè, difficile. Giocare live, no, beh, sì, è difficile il gioco, ma è ancora più difficile appunto quando c'è un minimo di latenza, che proprio basta quell'attimo che no. Te lo sei perso. Aspetta, evita quello. No, non ce la fai più. Aspetta, ingannale. No, non ce la fai. Vai, bravo. Nulla. Dai, riprova. Aspetta, dai. Mi stavo giocando con il pacco delle monete. Allora, Dante è già difficile di suo. Con lag e titanico. Sì, proprio lascia ogni speranza con lag. È letteralmente così. Che non giochiamo? Ok, vai. Mamma mia. Mamma mia, guarda anche Dante. E la presce. Sì. La velocità. E poi mi ricordo quanto mi sono scimmiato per farlo in 5 minuti. Mamma mia. Un pochino frustrante. No, più che altro proprio mi sono studiato tutti i passi, tutte le cose, tipo in quanto tempo ci mette quel nemico ad arrivare in quel punto. Ma infatti Dante di per sé, nemici, cioè questo gioco di per sé non è lungo. Che è difficile. Cioè, non devi sbagliare. Ma non mi ha preso. Che cazzo è successo? Basta. Basta. No, ok, ma stai dicendo. Sono passato. Perché è morto? Devi girare con loro. Devi trascinarti all'infinito. È un trascinamento continuo, ragazzi. Allora. Così. Non è giusto. È così. Voglio un risarcimento. Un risarcimento, danni morali. Allora, vediamo. Allora, aspetta un po', vediamo un pochettino. C'è Bomberman per Commodore. Ho detto Bomberman. Vieni a vedere se è quello. Vedi, Bomberman. Sì, possibile. Vabbè, ma sarà orribile. O magari sarà il primissimo Bomberman che hanno fatto. Vabbè, non ma... so, non so. Allora, vediamo un attimino un altro titolo. Fotografo. Mamma mia questo. L'ho sempre odiato. No, metti il 2. Il 2? Sì, metti il 2. Che è tutta un'altra cosa. È tutta una... Ragazzi, questo titolo è memorabile. Questo è bello. Non ve lo dovete perdere questo Stay titolo. Stay wild. Questo titolo non Stay dovete perdere. Forever. Mamma mia che casino. Roba. Che roba. Yeah. Che roba. Hai 8 ore di tempo. Cioè, in sostanza... Tu te lo ricordi? Prova. No. Non te lo ricordi, vero? Allora perché mi hai fatto mettere il 2? Così? Per bestemmeri in allegria. Esatto. Mamma mia. Du, 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 du,
Mamma mia, mamma mia. No. Cazzo. Hai voluto la bicicletta? No, ma porco. Cazzo, non me lo ricordo più sta roba. Poi vediamo qua. Che poi adesso, aspetta, tempo fa ho provato il primo, ho giocato al primo. Eh? È finito. Che ogni volta che lo rifai ti cambia i livelli, perché sono praticamente ti sposta la locazione dei livelli. Anche il secondo è così, per caso. Non mi ricordo. Sì, dovrebbe avere questa... Che è sta roba? Non hai nulla. Praticamente ti permettono o di spostare le piattaforme, o di disattivare il robot, o di rompergli i coglioni, o di diventare... No, praticamente... troppo! Ascolta, provalo tu sta roba, io l'ho sempre detestato, è famosissimo, però l'ho sempre detestato. Aspetta, praticamente per arrivare lì dovrebbe fare tipo così, ecco, e fare il passettino, poi uff, ecco fatto. Vai. Usa la cyclette, ok. Cercate la cyclette, okay. Ho trovato un 5, non mi ricordo cos'era il 5 però. Era tipo batti un 5, no? Vai qua, sali, ecco. Porco. Che... Ah, ok. Mamma mia. Ok. Spaventato. Porco. Ok. Gadata. Missione. Lo diceva il nome stesso. Missione impossibile. Dovevi giocare di una finezza qua. Cioè, ragazzi, questo titolo era qualcosa... No, che sono toccato col tallone. D'impressionante. Mamma mia. Aspetta, no. Cioè, Alberto sta notando che il secondo è praticamente molto più difficile del primo. Porco ladro, ragazzi. Sì, lo è. Perché ci sono molti più contenuti, molti più robot, molti più cose da disattivare, e allora, molte più stanze da controllare. Ma scusa, anche tu, anziché farmi caricare le cose facili, mi fai caricare così. Commodore e facile non vanno per niente d'accordo. Robe, tu lo dovresti sapere più di me. Io ne ho imparato in questi mesi tutti i giochi Commodore che ho provato. Ma io infatti non sono un suicida a caricare Impossible Mission 2. Madonna. Aia. Perché prima l'ho fatto bene, non scoppio a farlo. Guarda, o mettevi il primo o mettevi il secondo, il risultato non cambiava. No. Adesso lascio come ci salgo. Mamma mia. Vediamo. Lassù non ci posso salire. Perché? Non ci posso salire, è troppo in alto. Aspetta. Però ti ha dato un 1, vedi? Sì, perché l'ho trovato. Però, no, aspetta, devo morire. Perché altrimenti la piattaforma è in alto, non posso risalire. Grazie Massimo, buonanotte anche a te, a presto, domani. Ciao Massimo, alla prossima. Porco. Porco. Oh. Porco. Ah, 1-2. Porco. 1-2. Vai. Ma quello non lo posso saltare. Quello mi ammazza. E quindi? Aspetta, Allora, passettino. No. E sali. Oh. Ma io. Ah, vabbè, cambio stanza. Mamma mia. No, ok. Che casino. Mamma mia. Oddio. Questa roba. Ah, è vero. Devo accendere la luce. Devo... Sì? No. Ah, così? Ecco fatto. Ah, ok. Quindi devi attivare la corrente. Sì, devi trovare praticamente la lampadina cercando i cosi. Così ti permette appunto di... Ciao Gianluca, benvenuto. Allora. No, cavolo, qua mi serve proprio di disattivare il robot, perché quello spara a prescindere. Vediamo un po' qui, 2. Ok, qui. Niente, che palle. Vediamo un po', pianta. Cos'è? Meraviglioso, ecco. Te trovo. Impossible Mission 2. 4. Sì. Questo meriterebbe una live fatta proprio a modo di un'ora. Che cacchio di un difficile, ragazzi. Ecco qui. Disattivati.
Corri, 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 corri. Vai. Corri, vai. Vai, 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 vai. Vai. Orco. Ok, posso disattivare le piattaforme. Esamina la scala, perfetto. Sali, sali. Esamina questo veloce, o no? Ai, 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 ai. Porca miseria. Bello che okay, comunque. Ok, comunque ho esaminato tutto. Qua se lo impari a giocare, questo è divertente. Sì, è veramente difficile questo. È difficile, però è bello. Ha un suo fascino memorabile. Sì, questo è uno dei giochi, guarda, che se riesci a finirlo ti do una soddisfazione. Infatti. Ah! Ah, mi ha dato la scossa. Ti ha bruciato. Quindi anche qua bisogna disattivarli. Vediamo un po' se ci arrivo. Aspetta, eh. Questa è la vita infinita, perché... No! È veramente... Oh, sembrava il Ghostbuster. Ha fatto... Oh, ecco fatto. 6. 3. Aspetta, se riesco a... No, se riesco a fare passettino giusto. Perfetto. No! Niente, devo disattivarli. E non ne ho. Che palle. Ah, si inchina. È vero. Fa presente che ci sta tutto in un solo download, è vero. È vero. Ah, ecco perché si inchina. Ok. Boh, se vuoi posso anche cambiare gioco. Sì. Tanto visto l'abbiamo visto. Complicatuccio. È complicato. Anche più del complicato, primo. È complicato. Però sarebbe da farlo una live dedicata a questo, magari riuscire a fare. Oddio, vabbè. No. Dici. No, si potrebbe fare come si potrebbe fare, solo che diciamo che a finirlo la vedo difficile. Molto difficile. Sì, è difficile. Anche perché se anche questo è randomico come il primo. Beh, vabbè, avrò fatti degli screen, insomma, salvare lo state, dai. Altrimenti un po'... Ah, è vero che praticamente poi nel primo mi ricordo che c'era un giochino tipo Simon che c'erano delle note e tu devi fare in ordine, però non l'ordine come, non l'ordine che ti dice il computer, ma l'ordine dal più basso al più alto, da nota più bassa a quella più alta. Vedi, e infatti era un casino quel minigioco. Dai, a grande richiesta. Oddio, così, a bruciapelo, così. A bruciapelo te lo metto, vai. Vabbè, vabbè. Te lo metto a bruciapelo, a grande richiesta, ragazzi. Stasera stiamo mettendo Yunsuru a dura prova. Vediamo un po' se riconoscete al volo il gioco, ma lo conoscete a memoria, ragazzi. Lo conoscete a memoria. Che cos'è questo gioco? Mai visto? Mai visto, vero? No. Mitico, mitico. Guarda, guarda. Che bello che è, bello, che è bello. Pam pam pam. Ne sa neanche due baccetti prima. Così. Ah, la lag, che palle. Te bastardo questo. Mamma mia. Porco. Mamma mia. Io ero già porco. Bravo. Cazzo, la lag non aiuta per niente. Poi sono anche... Poi ora sono talmente abituato alla versione per quella per arcade. Cioè, sapete, è comodo, però quell'arcade, quella nuova, migliorata. Ora sono proprio abituato a quella. Che lo vedo... fan bagno. Lo vedo molto legnoso. Mamma mia, macchino. Aspetta, beh, così, no, tranquillo. Pam pam pam. Aia, corri, 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 corri. Occhio, occhio, occhio. Ok. Tranquillo, quando sono lì non mi fa niente. Ah, hai trovato il modo per distruggerlo. Trucchetto. Pam 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 pam. Dai, guarda, se riesco a finirlo con la lag, veramente, e ogni tanto ci metto lo zampino. È mitico fino alla lag, ce ne vuole, ragazzi. Eh? Fino alla lag, però è una bella soddisfazione.
Adesso devo scendere qui. Adesso sono andato, praticamente ci passa attraverso e non ho mai capito il perché. Porco. Pocomena. Purtroppo non ho ancora lo scudo né il coltello. Quindi chiedo scudo. È un po' difficilotto uccidere con la lancia. Vai. Vabbè, è sempre peggio con. Ah, no, aspetta, il prossimo adesso. Dicevo, è sempre peggio con la torcia. Grande Giorgio, vai un solo, vinci per noi, poveri mortali. Arca. No, mi passa attraverso. Mi passa attraverso. Okay. Mamma mia. Arco. Bastardo. Oh, che culo. Grazie Enzo. Ciao caro, buonanotte, a domani. Mamma mia. Mamma mia. Già subito. Aia, chiave. Nah, basta attaccare veloce. Anche se perdi l'armatura non è un problema. Anzi, tanto sei mortale quando perdi l'armatura per qualche secondo. Quindi non è per niente un problemuccio. Dio santo, sto punto è odioso. Vai. No, non farmi. No. Vieni bene. Cazzo! Yeah. Attento. Capisci cosa intendo? Lo so che intendo, lo so che intendo. Bastarde piattaforme della minchia. Cazzo che ti fanno la finta. Mamma mia. Vieni, eh no. Oh. Vai. Ecco fatto. Bravo. Prosegui. Bella roba. Mettiamo la fiammata. Vai. Meno male non è salito. Vabbè, aspetto. No, uffa. Difficile. Ok, adesso vai. Vai. Meno male non è andato verso sinistra. Sì, qua è tutto un gioco di tempistica e di sperare che questi trollini non ti trollino al momento giusto. Allora Gianluca dice: Chris Butler ha tagliato un paio di livelli, ma compensa con la difficoltà. Ah, ecco. Sì. Ecco fatto. Bella roba. Eccolo. Sì, che oltre a compensare i livelli ha compensato anche i boss, diciamo. Pam. Ah. Aia. Ok, porco. No, ah, mi ha apparso lì. È comparso lì, mannaggia. Mannaggia a lui. Ma infatti anch'io, perché salgo? Pussa via torcia. Ok, un altro colpo, morto. Sono perso il conto delle volte che l'avrò giocato questo gioco. Sia questa versione che l'altra. Infatti l'ho giocato in tutta la sala ormai questo gioco. La musichina era fenomenale. Altro trucchetto. Vai. Puff.
sparito il drago. Ma dai! Il drago. Cioè, era deficiente. No, è che è uscito fuori mappa, quindi sparisce. Ah, ok. Porco. Okay. Mamma mia, era lì lì, era lì lì. Corri, 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 corri. Aia. Aia il dragone. Bravo. Bravo. Fatto. Bella roba, bravissimo. Ah, è solo con la lancia. Mamma mia che fastidio, solo con la lancia. Yeah. E quindi riparte da capo. Eh sì. Ah, ok, dai. Quindi finisce lì. Beh, ho salvato la princess, quindi riparte da Chiepo. Bella, bella roba, visto? Visto, forte cazzo, grande Silvio. Bravo, 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 dai, è stato bello questo. Questo è stato bello. Almeno un giochino sono riuscito a finirlo. Visto, visto, dopo Dante. Anche se l'ho finito migliaia di volte, però l'ho finito. Dopo Dante che ha dato un po' di nervi. Ah, dopo Dante. No, è tutto un fastidio, guarda, giocarlo con... Vai, Robè, gioca tu. No, no, grazie, ma è prima di pranzo. Allora, andiamo a provare un altro gioco. Allora, vediamo, dai. Ah, vuoi provare quel giochino che ti ho passato? Quale? Aspetta, il nome del file era EFMB64. FM... Non so se l'hai scaricato. Allora, EFMB64. C'è su Discord comunque, eccolo lì. Ah, ok. No. E sotto ti ho scritto anche il nome del gioco. Allora, aspetta che lo scarico. Vediamo un po' di ok. Bene. Sì, questo gioco è un po' recentino. E con recentino intendo che praticamente è di quest'anno. Ah, ok. Però è molto, no, però è molto carino, guarda. È un titolo è veramente nuovo. Carino. Allora, ricarichiamolo qua. EF, com'è? Eccolo. EF, eccolo lì. Allora. È versione floppy, quindi dovrebbe essere veloce. Grandicello. Dovrebbe essere veloce. Eccolo qua. Bella roba. Endless Forms Most Beautiful. Carino. Quindi è uno speciale, un gioco speciale, dai. Sì, praticamente è un giochino tipo... aspetta, come descrivercelo? È presente Donkey Kong, il primissimo, però è un po' al contrario, ovvero dall'alto verso il basso. Ah, ok. L'obiettivo è raccattare degli oggetti. Per evitare i nemici, ovviamente. Adesso lo vedremo. Sì, sì. Allora, Marco dice, la chiede ricominciava da capo quando arrivavi alla fine con l'arma sbagliata. Funziona così anche su 64? Beh, sì, No, se non sbaglio comunque, la versione arcade non era con l'arma sbagliata, ma sei costretto a fare il gioco due volte, perché la prima volta è un'illusione. Quindi ritorni praticamente da capo con anche se è lo scudo, però ci ritorni con la lancia, perché era tutto, è come se fosse stato un sogno, no? Quindi rifai tutto da capo, lo rifai di nuovo, come arrivi alla fine, e il finale è vero, e quindi finisce. Allora, provo. Però invece, nella versione Commodore, sia normale che arcade. Ah, ecco, vedi la cosa carina, possiamo anche farlo in due, assieme. Oppure prima tu e poi io, oppure io contro di te. Vedi, ci sono anche varie modalità in questo giochino. Ecco, vedi, tu devi accattare quei piccoli esserini che ti ha descritto all'inizio. Scendi. No. Spero fa. Allora, praticamente per scendere devi andare sulle piattaforme bianche, esatto. E scendere. Ah, esatto, puoi anche passarci da sinistra a destra. Posso risalire? Allora, se mi... adesso tipo... ok. Che è successo? No, niente, hai preso quello e quindi hai fermato tutti i nemici. Questo vedi, se prendi quella specie di vieto di sosta... è uno start. Che... cioè, uno stop. Orco. Esatto. Orco.
ecco. Ah, con questo, per dire. Ah, sei invincibile adesso. Sono invincibile? Sì. Vedi? Non ti ha fatto niente. E occhio alla bomba che ti ammazza. Ammazza tutto quello che c'è nel ripiano, ovviamente. Sali! No, non saliva. È salito male. Ah, infatti c'è, appunto, se vai a destra e sinistra, vedi? Eh? Praticamente passa da piazza al piano successivo. Bello. Mi piace. Ora, Visnir, habitat 1702 monitor, temperatura indifferente, mangia... pelle, se non mi ricordo cosa vuol dire. Potere, status vulnerabile. Gli Aerosmith, è vero. Che la bomba, che la bomba. E occhio anche a quella specie di carro armato. Porco, lì c'era la... Oh, è difficilotto, eh. Però in compenso è molte vite. Porco. In compenso è molte vite. Dai. No, occhio a quei carri armatini che ti sparano. Ma io non posso sparare. Porco! No, devi evitarli. Tu non puoi sparare. È troppo comodo se sparassi anche. Vabbè. Ci ho provato. Cazzo, hai ragione. Già al secondo livello è difficile. Porco. 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 No! Occhio. Mamma mia, è tosto, No, sono salito su. E beh, così praticamente se vai verso destra scende al piano di sotto, se invece vai tutto verso sinistra va al piano di sopra. Provalo tu, va. Però dai, ammetti che ti piace. No, dai. No, è carino, è divertente, certo. Ma è nuovo, quindi, questo è stato fatto quest'anno. Sì, è stato quindi fatto praticamente, che palle. Però dice, vedi, è basato su un sul 2012. Sì, grazie, grazie 2012. Marco. Esatto. Infatti dice gioco originale di Demi Hughes. Vedi, infatti, basato su un gioco PC remake del 2012 dai Locomalito. Quindi è una versione praticamente rivista, dai. Sì, esatto. Allora, facciamo un pucchio e facciamo... Perché si può giocare anche in due giocatori, sì. Sì, vai. Vedi? Jujar. Jujar. Habitat polo telegrafo, temperatura riscaldata, mangia pizza e peperoni, status... sovrappopolato. C'ha pizza e peperoni. Che sembrano degli uomini di www questo coso. Vedi, a Sebastiano piace, bel gioco. Ah, e notare, vedi, che cascando il personaggio cambia anche il livello. Ah, è vero. Tu ora stai giocando con la... cos'è, una donnicciola, un omino, eh? Sì, il secondo personaggio che è Puki. È un po' un personaggio, Bello, 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 mi piace. Vedi, anche questo vedi sarebbe carino da portare in live ogni tanto. Sì, sì, sono tanti titoli belli. No. Pam 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 pam. Belle anche le musiche però di questo gioco. Mm-hmm. Molto carine. Aspetta, mi faccio il giro. L'ho fatto. Down, 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 down. Oh, ma non ho fatto in tempo. Pa. Faccio così. E te lo frego. 2, 1 e patto. E vai, bravo. Yeah! Ottimos, ottimos. Gnigni. Habitat. Bordo del circuito. Temperatura piacevole. Anche lui mangia pizza e peperoni. Status declinante. Declinante. Sta declinando. Visto dopo che mi stava sparando. È vero, gli Aerosmith sono micidiali. Mori, mori veloce. Ok. Anche tu mori veloce. Ma la bomba non la rilasci tu, la rilascia prendendo un oggetto così? Sì, è casuale. È casuale. Ah, questa è la musica.
musica, però si uccisa pure. Che non sale? Eccolo. Ah, ah, ok. Quanta roba. Twist Fatrunt. Chi si ricorda dove ho sentito sto nome prende 10. Habitat stivali, temperatura arrabbiata, mangia i togem, stato sovrappopolato. Pst Fatrunt. Sì, veramente, Pst Fatrunt. I cugini dei Schifatekin. I cugini di campagna. Cioè, guarda la, cioè, guarda quel tipo che ha una chiave inglese più grande di lui. Chiave inglese però che fa male. Guarda quanto corre, guardalo. Adesso muore. Si impara a volermi male. Morici, boom. Non sale. Oh. No, è ricomparso però. A grande richiesta. Aia! Ah, ok. Aspettare che. No! Bastardo, mi ha fatto la finta. Un cugino dei sardi, non a caso, di Aldo, Giovanni e Ciacco. Bravissimo. Oh, bravissima. Sì, Aldo, Aldo, Giovanni. Giovannini. Faccio un difetto, aspetta, il punteggio è poco invitante. Perché il punteggio è poco invitante? Ah, perché lo score è molto basso. Ah, no, anzi, qua come score ci sta dai, a fare cose piccoline. Infatti sembra mettere un miliardo, mamma mia. Dai. Ah, il punteggio è basso. Almeno dei punteggi un po' più plausibili. Non te puntici miliardi. Dove chi prima chi fa più casino? Benissimo, morici male. Boom. Passiamo subito a prendere quello. Vai. Adesso dai, faccio l'ultimo e poi farem. Anche loro abitano negli stivali, temperatura yes, felice, mangiano i togem, status declinante. Che sembra tipo un allinino di cosa? Di Space Invaders, però con la tuba. Oddio. È vero che qua c'era il vermone. Un Donkey Kong Junior. No, non so se ce l'ho Donkey Kong Junior. Ah, Junior era quello del bebè. Era un po' improvvisata oggi, no? Ah. Il fermone è tosto, da evitare. Oh no, scendi. Ok. Veloce. Almeno con la tuba, guarda. No. È vero, ragione. No! No, ho sbagliato. Turrican. No, Turrican. Quel nome è difficile. Per amica era bello Turrican. Ah, Turrican. Anche la versione per comodo non era maluccia, Dai, cosa facciamo per concludere? Allora, per concludere, visto che sono già, ragazzi, 24 e 30... Qualcosa proprio che faccia il botto. Ma allora, io un Donkey Kong ce l'ho, ma non è lo Junior. Penso di avere quello normale. Aspetta, Paranormale. Ma sicuri che l'hanno fatto Donkey Kong Junior per Commodore? Per 64? Beh, è possibile, però qua non ce l'ho io. Sarebbe da guardare online. Sarebbe da guardare online. Ah, a quanto pare l'hanno fatto. Aspetta, Ah, possiamo mettere. Ora, se vuoi te l'ho trovato. L'hai trovato? Sì. Aspetta, vediamo un po'. Passalo. Sempre se faccio, ovviamente. Passalo. Eccotelo qui. Ecco fatto.
Vedi, almeno è bello dei giochi del Commodore, che proprio li scarichi in mezzo, neanche in un quarto di secondo, anche se la connessione è scarsa. Esatto. Allora, Donkey Kong Junior, eccolo. Allora, proviamolo. Sperando che funzi. Ma noi siamo ottimisti. Vedemos se funziona. Eccolo. Eccolo. In versione floppy. In versione floppy. PAL detected. Vediamo che fa. Bella roba. Dice Alberto, è stato rifatto recentemente, credo nel 2017, Donkey Kong Junior. Ah, vabbè, io ho trovato la versione per 2004, la versione del 2014. Vediamo. Proprio l'ho cercata in neanche in 30 secondi adesso. Proprio ho cercato appena l'ho trovato e questo ho trovato. Bella, bella roba. Provemos. Mamma mia. Pappattero e trullallero. Sali su due liane che fai prima. Sali. Se ti metti su due liane contemporanea fai prima. Cioè? Occhio, ok. Marco. Morto. Ma dai. Dovevi saltare. Dovevi saltare sulle liane. Vediamo. Dicevo, se ti aggrappi su due liane assieme, sali più in fretta. Ah, ho capito. Vedi? Sì, sì. No, un po' più su. Ok, vabbè, vai. Vai, sali su quella liana, ok. No, no, devi scendere. Porco. Devo non scendere. Devi scendere così. Sì, non devi buttarti, devi scendere, lo so. Lo so, vabbè. Con due mani fai prima, esatto. Questo ho detto così, con due mani fai prima. No, bravo. Che sei già pronto a buttarsi. Esatto. Yeah. Esatto, salta ovviamente, salta ancora. Bravissimo. Bravo il bebè che sta imparando. No, lascia stare quella banana. Ok, vabbè, è presa. Vai. Sali su. Occhio, che sali. Ora devo salvare. Vadi. Occhio, sta arrivando. Ok. Dovresti saltare lo tasto di fuoco comunque. Ah, ecco, ok. Vai. Ce l'hai fatta. Vai. Pam. Con le mani fai prima, è bellissimo. Allora, vediamo un pochettino se riusciamo a saltare qua. La molla è il tasto, il punto pietoso di tutto il gioco, guarda. Quella molla perfida. No, devi praticamente saltare sulla molla per saltare lì sopra. Ah, vabbè, oppure ti fai il giro lungo, eccetera, eccetera. E mi sa che è finita. Ho finito, vai, prova tu, vai. Ok. Tentala. Bella conversione. Sì, sì, non è male. Vai, non va? Ok, no, devo premere. Sì, okay. Sì, era solo il tasto file. Dai, vediamo questa che... Quanto siamo? Dai, ultimo gioco. Chi è? Alessandro Ardito. Grazie per l'iscrizione a Facebook. Grazie mille. Grazie mille per l'iscrizione. Che di? Ok. Pa-pam. Ho fatto molto punteggio. Molti punti. Oggi saratona, ragazzi. Abbiamo provato veramente bei titoli. Niente, non fa il saltone, niente. Quindi me lo scordo. Sì, mi sa che devi. Esatto. Ti devi salvare un po' almeno l'uovo.
Che casino sta a parte. Giuseppe, però qua se mi spari due mani, le battute escono fuori. Allora, fa la differenza non usare due mani. Siamo maliziosi tutti, siamo maliziosi. Siamo un gruppo di uomini, quindi la malizia no, è l'ho mancata. Corri, 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 vai, 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 vai. Ok. Orco. Orco. Yeah. Bella roba. Dai, cambia una volta quello finire questo. Meno arrivare a uccidere Mario. Mario. Ah, cazzo. Questa parte è un casino. No. Che roba, ragazzi. Pam param parapam. Arcanoide era leggenda okay. pura. Ok. Ok. Vai, vai, vai. Ok. No, salta. Vai, vai, vai. Ok. Che gran casotto. No! Orcatia! Mi ha fatto la finta. Finta di corpo. Già lo faccio, già lo faccio. Che poi mi sono mai chiesto, ma ha un limite? Cosa? Hanno un limite questi giochi? In che senso? Hanno un limite di livelli. Ma io questa versione non l'ho mai giocata, però le versioni... No, ma io sto parlando in generale tipo Donkey Kong, Donkey Kong Junior... No, no, ripete, Donkey Kong ripete da capo. Finisci sì, ripete da capo, ma stai dicendo tipo che ne so, magari arriva a 99 e poi impazzisce tipo da Kant, oppure non lo so. Che io sappia... Se qualcuno lo sa, maledetto, ero lì. Che io sappia, no, però... Non si sa mai. Perché io per curiosità appunto ho cercato il giusto quello di Donkey Kong, che era la versione arcade, a vedere se c'era una fine. Praticamente uno era arrivato al livello, se non sbaglio, 50 l'intorno lì. Aveva tipo vite infinite, tra virgolette, che ne aveva talmente tante che poteva... Tutta, ma... Penso che ragazzi non se ne siano accorti. Mi si è frizzato tutto. No, invece se ne sono accorti per alquanto. Beh, ma è stato un attimino, ragazzi, no? Sì, ragazzi, è stata una piccola ricaduta, è stato di un momentino proprio. È stato un momentino, io sì. Praticamente sto dicendo comunque che c'è sta... Praticamente ho visto questo qua, ha giocato la versione arcade, era tipo a livello 50... praticamente aveva vite limitate. Però la cosa strana è che il personaggio di cioè Mario di punto in bianco è morto e l'ha dato game over. E si suppone praticamente che il gioco abbia una specie di timer che quando arriva un tot praticamente muori. Ti finisce la partita. Proprio ti... Ma non la sapevo questa cosa, questa questione qua. Boh, che vabbè, questa è una teoria, non è vera, cioè, nel senso, non è, come dire, ufficiale. È una teoria. Però questa cosa comunque del bloccare, che ti blocca in un certo livello è successa a molte altre persone, a molte persone. È successo appunto intorno a quel livello lì, vabbè, io ho detto 50, magari un livello un po' più alto. Bisogna vedere, esatto. Guarda, guarda. Sì, questo è praticamente l'ultimo livello. Esatto. Vabbè, finito. Tanto io ero lì, avrei fatto quel tanto. L'ultimo livello è facilissimo. Ma cosa è successo? Sei morto adesso? Sì, ero morto praticamente. Vabbè. Ho avuto un lagone maledetto che mi ha ucciso. Hai avuto un lagone, bene. Allora, dice Eugene, c'è un Donkey Kong Junior con un livello in più che non esiste in sala, è uscito su Coleco Adam, ho anche fatto un video. Ah, bella roba. Ah,
Interessante, bravo. Sì, in effetti ci sono alcune versioni di certi giochi che hanno appunto livelli che in altre versioni non ci sono. Quello infatti è uno dei tantissimi esempi. È vero. Anche l'Attract Mode, bella conversione, dice Marco. Tipo per esempio anche nella versione per NES c'è anche la modalità matematica a due giocatori, ovvero che praticamente ti mette Donkey Kong, ti fa vedere una somma, una moltiplicazione, una divisione, quello che è, e tu devi risolverla selezionando i vari numeri e i vari simboli come il prodotto, la somma, eccetera eccetera. Il primo che la risolve appunto fa appunto, chi fa, mi sa che ci faceva tre punti vinceva, cosa del genere. E quindi ragazzi, che famo? No, chiudi questo. Ah, io non sto giocando, eh. Ah, è una demo questo. Ehi, è una demo. Ah, ecco, credo da che poco stavo... fa la demo. Ah, ok. Stavi giocando tu in maniera veloce. No, e cacchio, cosa sono? Tenchia, adesso c'è Yon Sun che sta giocando finito, al tandato. Finito. Va bene ragazzi, dai, e niente, mentre che scorreva la demo io pensavo che fosse Francesco che giocava. Infatti ho detto, minchia, ma cacchio fa fino a un livello di veloce? Vabbè, ormai mi aspetto di tutto, però ci sono, giustamente tu dici, ci sono anche lì. Guarda, in questa ora, con questo sonno e con questa lag, difficilmente no, faccio una live liscia. Cioè, un gioco liscio. È vero, ragazzi. Vabbè ragazzi, dai, sono contento che comunque non è caduto, non abbiamo perso pezzi, c'è stato un piccolo laghettino. Va bene ragazzi, dai, siamo contenti che vi sia piaciuta, spero, questa live. Mettete un bel like al video se vi è piaciuta, ragazzi, e niente, su tutti e tre canali, abbonatevi su Twitch. Sei proprio l'ultima Dig Dug, dai, Dig Dug, no, non ce l'ho, mi sa, lo sai che non ce l'ho al volo. No, Dig Dug mi sa che non ce l'ho. Dig Dug. Ah, no, invece sì. Invece sì, che culo. Vediamo un po'. Proprio facciamo l'ultimissima. Proprio guarda Gianluca, veloce come, sì, come una il cosa vento. Proprio di un minuto a testa. Veloce Puka come il Figar. Vento. Vediamo, vai. Vediamo, Figar. Vediamo. Figar, cos'è Figar? Bella roba. Parte? Praticamente è il gioco del Kirby al contrario. Forse l'altra porta? Sì, è in porta 1. Porca. Ah, era molto più carina la versione del NES. Che praticamente si sentiva la canzone quando camminavi. Dai. Eh sì, il gioco del NES era fatto così praticamente. Quando camminavi, provalo, continuava, tu faceva la musica. Se invece stavi fermo, no, la musica era non faceva. Dig Dug lo stesso. Ci sei? Prova. Ah, io? Sì. Sì, sono fuso a quest'ora. Tu sei fuso. Ah, addio. Elena. Cioè, lo fai scoppiare. Il mio primo gioco su cassetta Basfa 46 con Turbo Tape. Che bella roba, ragazzi. Turbo Tape. Freccia L caricare, freccia S salvare e freccia V verifica. Però prima devi caricare il Turbo Tape. Che mi sembra, ragazzi, se non ricordo male, erano 20 giri, vero, di cassetta 0,20. Caricavi il Turbo Tape, era o 0,19 o 0,20, una cosa del genere, e poi dopo caricavi il gioco. E che non ce l'hai fatta? Oh, comunque anche questo qua c'è la cosa che appunto quando cammini si sente la musica, se invece stai fermo si ferma la musica. Ah, è vero. Vedi? Sì. Di. È abbastanza allucinante, sì. Oh, stanno circondando. Ok. Poverino. Chi fuori? Ai. Meno troppo circondato. Sì. Pessima idea salire.
Guarda tutto il zigzagco che c'è qui. Dai ragazzi, l'ultimo minuto che domani si lavora. Ok, questo, dai, ma siamo l'ultimo. Ultimissimo. Oh, basta, chiudi tutto, spegni, accendi. Fatta, centrifuga. Dai, questo, ragazzi, e poi anche basta. Anche basta. Dai, ringraziamo Gianluca per l'assegnazione di questo gioco. Ragazzi, è stato divertente. 5 minutissimi proprio, neanche 5 secondissimi. Marco, parla per te, sono ancora in ferie, lo so, vabbè, ognuno ha le sue tempistiche. Va bene ragazzi, dai, speriamo vi siete trovati bene, vi siete divertiti. Ci vediamo domani con la live delle, 20, delle 22, speriamo che ci sia, spero anche Graziano, ma penso di sì. Domani è venerdì, quindi magari porteremo qualcosa. Domani che sera ci... tona random. Non lo sappiamo, vediamo un po', la pensiamo per domani, vediamo domani cosa pensare. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, grazie ancora e un caro saluto. Buonanotte, buonanotte. Notissima a tutti, ciao, notissima, buonanottissima, che sonno, cazzo. A presto. Alla prossima ragazzi, ciao.